Redenzione di Dio. Cari fratelli in Cristo, è con immensa gioia e gratitudine che rivolgo a voi queste parole, trasmettendo i miei saluti e le mie benedizioni nel nome del nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Oggi desidero condividere con voi un potente messaggio di Dio, tratto dal libro di Marco, capitolo 9, versetto 23. Gesù disse: "Se non puoi credere che tutte le cose sono possibili a chi crede." Queste parole portano con sé una promessa straordinaria e ci mostrano che non ci sono limiti a ciò che possiamo raggiungere quando mettiamo in azione la nostra fede. La vita di un individuo è plasmata sia dal suo destino che dalla fiducia in se stesso e nelle proprie capacità. Quando perdiamo di vista il nostro scopo e ci lasciamo abbattere dalle avversità, corriamo il rischio di limitare il nostro potenziale. Questa mancanza di fiducia non solo influisce sul nostro progresso, ma colpisce anche la nostra salute fisica e mentale, rendendoci cauti e malati. Tuttavia, c'è una brillante luce che ci guida, e questa luce è la fede. Essa ci fortifica e ci incoraggia a rialzarci, anche di fronte alle maggiori difficoltà. Credere in Dio e in noi stessi ci dà la certezza che siamo capaci di superare ogni ostacolo e di conquistare tutto ciò che desideriamo nella vita. Desidero dedicare una parola speciale ai bambini che sentono che finora nulla di buono è accaduto nelle loro vite. Oggi li invito a rafforzare la loro fede in Dio, poiché Egli è il custode di ogni possibilità. Ricordatevi che siete amati da Lui e perciò avete dentro di voi un potere straordinario. Non ci sono limiti a ciò che potete raggiungere quando confidate in Dio e nella vostra stessa essenza divina. Per coloro che desiderano ricevere benedizioni oggi, vi chiedo di condividere la vostra email nei commenti e di iscrivervi a questo canale. Sarà una grande gioia fornirvi messaggi di fede, speranza e incoraggiamento che certamente apporteranno consolazione e ispirazione alle vostre vite. Ricordate sempre: tutte le cose sono possibili, cari fratelli. Mantenete viva la fede nei vostri cuori e permettete che essa vi guidi in ogni passo del vostro cammino. Che la grazia divina vi accompagni oggi e sempre. Iscrivetevi al canale Momento in Cristo per non perdere nessun episodio.